bellissimo comincia Ballando con le Stelle, 18ª edizione di Ballando con le Stelle. Ho un obiettivo preciso, guarderei a Matano se non vi dispiace, perché lui, vedi, io voglio quella figura lì, è la tua Matano. Stella polare è Matano. Questa settimana tutto quello che poteva succedere a Lorenzo è successo. Lino ha detto una cosa sacrosanta, ha detto Mariotto merita uno schiaffone, ho detto non esagerare. Non sarei capace, lo sa. Posso rivedere un attimo la moviola? Si sono dati un bacetto, mi sbaglio? Si sono dati un bacetto? Ma non era previsto, no? Sto scherzando, amore. Sei Barbie, ma lui non è Ken. Soltanto io e te. Eccoci con tanti protagonisti di Ballando con le Stelle. Rosana Lambertucci, Simone Casula. Perfetto. Finalmente. Giada Lidi. Lini. Lini. Lidi, E Lidi, Lidi so altre cose. Che è la ballerina di... che balla con Giovanni Terzi, perfetto. Moreno Porcu, ciao Moreno. Ciao Moreno. Buongiorno, piacere. Che è il ballerino che balla con Carlotta Mantovan. E qui abbiamo Sara Croce. Buongiorno. E quando l'ho vista sabato ho detto è una ballerina, perché cioè, sembravi veramente cioè, bravissima, bella e brava, sembravi una professionista. Edoardo Tasca, Angelica Modei. Buongiorno. Ciao Angelica, che era lì ad applaudire mamma Rosanna. E poi collegato con noi c'è Giovanni Terzi. Ciao Giovanni, ti ho visto sabato sera, vi ho visti. Come stai? Ti sei ripreso un po'? No, ma io sto benissimo, io sto vivendo uno stato di grazia fisico, psichico, cioè per cui è ballando con le stelle è terapeutico, questo voglio dire. Quindi sono in grandissima forma, cioè non sono neanche stanco e forse questo è un problema, se fossi più stanco magari farei passi migliori. Allora, Rosanna, partiamo da voi. Ok, sì. È stato un bellissimo sabato sera e anche una bellissima domenica pomeriggio. Sì. Perché ieri ne hai combinati di tutti i colori. Di tutti i colori. Allora, vediamo intanto sabato. Filmato. La cosa dove eri molto brava era quando facevi così fuori tempo. Era molto bello. Mi è piaciuto il fatto che ti sei buttata. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Sì, sono proprio buttata. Io non ho visto un gran collegamento fra l'udito e i piedi. E quello è deleterio. Nel vederti ballare c'è un po' quella paura che... a un certo punto si spezzi, cioè. Diciamo che è andato abbastanza bene, che tanto energia, gioia di fare qualcosa. E per me è la prima concorrente di stasera ad aver fatto tutta la prima parte a tempo. Il livello è quello di una prima puntata. Eva Zazzaroni 5, Fabio Canino 4, Carolyn Smith 4, Selvaggia Lucarelli 5, Guillermo Mariotto, 0, Perun Totality, 18 punti. Poi Alberto che scriveva, secondo me ti darà il tesoretto. No, non me l'ha dato. Non te l'ha dato a te il tesoretto. A chi l'ha dato? A Baffi. Senti, com'è andata questa, che ne pensi? Sei contenta? Allora, io sono contenta di una cosa fondamentale, che ho avuto il coraggio di andarci, perché questa è stata la mia vittoria grande, vincere il senso intanto dell'inadeguatezza, perché mi sono detta, ma dove vado? Ma io che ho sempre parlato di cetrioli, di carote, di con medici, eccetera, vado lì a fare la soubrette. Cioè, mi sentivo veramente in imbarazzo. Poi, diciamo che Simone, meraviglioso, mi ha fatto fare una cosa davvero impegnativa per la prima uscita, una salsa. La salsa è un ballo... di movimento sensuale,
che io che ero tutta completamente timida, perché purtroppo mi è uscito fuori poi quello che davvero sono, il ballo ti tira fuori la vera natura. Io nasco da timida, molto timida. La televisione per me è stata una grande terapia quando ho cominciato a lavorare in televisione. Però si vede che la memoria storica della tua personalità nei momenti di emozione ti torna fuori. Quindi insomma è stata un'emozione incredibile. E devo dire che lo zero però di Mariotto, e non lo dico per essere diplomatica, lo dico, sono sincera, mi ha dato una spinta incredibile, perché ho detto no, io lo zero non lo voglio più e quindi mi metterò in gioco in maniera più coraggiosa. Simone, tu ci sei rimasto male per questo zero di Mariotto? Allora, rimanerci male no, però diciamo che mi è dispiaciuto per lei e anche per me, perché comunque stia dietro a quel ballo che si è visto sabato, comunque c'è veramente tanto impegno e tanta fatica, soprattutto per lei. Mm. Quindi non siamo da zero, perché comunque sia noi ci presentiamo lì sabato sera e diamo tutto noi stessi, e quindi giustamente non siamo da zero. E Rosanna non era da zero. Angelica, io devo venire da te perché tu eri lì a guardare mamma. Devo dire, mamma è stata molto brava. Ad un certo punto, quando Simone l'ha alzata, adesso me sì. la spacca, perché sì. dico, l'ha alzata su, dice adesso se era tutta contorta, super aria, guardala là, cioè io non sarei capace, dico adesso me la rompe. Me la rompono. Sì. Quando, infatti Selvaggio ha detto, no, ma io non sapevo nulla, perché lei mi ha detto farò una salsa, ma io non ho visto le prove e né sinceramente ho visto mia mamma ballare. In vita mia, nel senso sì, balli magari a una festa, ma quelle cose che fanno tutti. Mm. Per cui io davvero non sapevo cosa avrei visto a teatro. Quando l'ho vista arrivare con quella grinta, io mi sono emozionata, perché veramente, ecco, io non sono un'esperta di ballo, non posso giudicare se i passi erano giusti o sbagliati, su quello non metto bocca. Posso dire che ho visto una donna, che non è una ragazzina, che si è rimessa in gioco, e su questo devo sempre imparare io a dire quando qualcosa non va, quando è mai arrendersi, trovare sempre una cosa che ti dia emozione, e lei la sta trovando, perché lei aveva qualche dubbio quando ha accettato ballando, poi parlando mi ha detto, dice ma non è che sbaglio, io non sono una ragazzina, sembro ridicola, cioè aveva queste paure. E io sono sincera, le ho detto, senti, ma in tante occasioni della tua vita ti sei sempre rimessa in gioco, ma fallo, ma lei è più ti moderna. Diverti, vabbè, è più moderna di me, è più moderna di me, per cui insomma, quando Moreno, poi l'ho vista... Tu che adesso fuori dai denti, insomma, avresti dato quello zero a Rosanna? No, assolutamente. Cioè, forse c'era qualcuno solo che lo meritava di più lo zero? Neanche, perché ciascuno di loro mette veramente... Veramente tanto, tanto impegno tutta la settimana. Voi non avete idea, dietro quel minuto e venti... quanto lavoro c'è, ragazzi. Anche se scherzi, poi non se... sembra, però... Giovanni! Anche noi abbiamo preso uno zero. Anche voi! Quindi non è ma io non è caso che glielo chiedo, Cioè, non è che sono andata là da Giovanni a caso, Terzi! Eccolo, Eleonora. Noi ci conosciamo da 10 anni, figurati se io... Con un'amica come te, non dico la verità, io sono arrabbiato nero con Guglielmo Mariotto, cioè, non c'è mediazione, cioè, non è, è una cosa che mi ha fatto girare le scatole in una maniera pazzesca, cioè, ho scatenato Giovanni. Tutti Vediamo. I miei figli, tutti Giovanni. I miei amici contro Zero. Guglielmo, cioè, non è che ci sia altro da dire, per cui certo, quello zero è stata una cosa che mi ha... Secondo me Guglielmo... No, però mi ha dato molto fastidio, certo Guglielmo che sì. Guglielmo non avrà dormito di notte, gli fischiavano le orecchie. Sì. Edoardo, zero l'avresti dato. Assolutamente, cioè, zero no. Io trovo brutto, proprio brutto, brutto, brutto. Secondo me lo zero non va dato a nessuno. Però c'è un particolare. Guglielmo, dando lo zero, fa sì che noi parliamo di Guglielmo. Riflettici, giusto. Noi parliamo di Guglielmo perché ha dato lo zero, ma non se lo meritava né lei, né Giovanni, né Rosanna. E poi lo zero non si dà a nessuno. Io credo che Guglielmo comunque ha queste manie di protagonismo, non potendo ballare, allora, e non sapendo ballare, dà lo zero. No, lui balla invece, balla di... la salsa. Lui balla la salsa. Sì, ho capito, balla la salsa, sì, però sì. Voglio dire...
Cioè, lo zero non si dà, ragazzi. A meno che non zero, ti rifiuti di ballare. Lo zero non si dà. Cioè. Si è cattivi. Allora, vediamo come ha reagito Giovanni a questo zero e anche la tua Simona, perché c'è stato il commento sotto di Simona Ventura. Guardate. Cioè, quando che tu prendi Giada, lo prendi con il giusto tatto, che è di rispetto e anche tecnicamente è giusto. La cosa più bella che ha lui, che è questo sorriso, nel tango non c'entrava niente. Venire qui in quanto fidanzato di porta una sfiga, te lo dico per esperienza. Brava! Cioè, proprio, auguri! L'immagine è da tanghero, l'immagine, quindi siamo già a un buon punto. Ma l'hai fatto bene, io non ho visto cose... così negativo. Come siete buoni con i fidanzati di delle altre. Ma è sempre così, cara. Simona, come è andato? Come è andato, Giovanni? Ma benissimo, benissimo. Mi è piaciuto molto il portamento, le cose, Giada bravissima. Grazie, veramente, Giovanni, sei stato meraviglioso. Bravo. Ecco. Sempre la Lucarelli. Ivo Zazzaroni, sei. Fabio Canino, sei. Carolyn Smith, sei. Silvaggio Lucarelli, sei. Guillermo Mariotto, zero. Perun Totality, 24 punti. Dunque, dimmi un po', Giada. Allora, io sono stata abbastanza soddisfatta. Ovvio che la pista di ballando mette tanta emozione a tutti. Cioè, quando c'è la diretta, tutti sbagliano qualcosina, non è mai perfetto. Però... per un non ballerino come Giovanni, alla prima puntata, insomma, io sono stata felice di come ha ballato, di come ha reagito a quella pista. I sei, alla fine, il sei è la sufficienza, quindi io ero anche contenta. Scusa, fino ma è vero che quando si balla il tango non bisogna sorridere? Hanno contestato il discorso del perché? Sorriso. Cioè, Giovanni c'ha un bel sorriso naturale, ma perché lo deve nascondere? No, allora, il tango, questo era un tango più ballroom, quindi più standard, impostazione, però... è vero che non si ride nel tango, cioè più, dovrebbe esserci più l'intesa. Ma lui non rideva, sorrideva, perché di suo c'ha questo bel sorriso. Tagliamogli pure il sorriso alla gente. Giovanni, non devi sorridere, basta. Giovanni, non devi finiscila di ridere, Giovanni, basta. Mi hanno impedito di ridere, ma insomma è un'arma che utilizzerò magari dopo, cioè esatto. Iniziamo così. Però la cosa vera, e Giada lo può raccontare, quando ci siamo visti la prima volta... Giada si è messa e mi ha detto la posizione di tango facendo questo, no, la roba con la manina. Io ero talmente fuori dal tema del tango, del ballo, che gli ho dato 5. Cioè, questo, io sono partito da lì. Cioè, Giada ha di fronte a sé, che è una maestra fantastica, oltre che una bravissima, una persona veramente meravigliosa. Giada ha di fronte a sé un soggetto del genere. Cioè, uno che gli dà la mano per il tango e gli batte 5 per dire... è andata bene, capito? Cioè, siamo partiti da lì. Per cui io sono anche, ti devo dire la verità, a parte lo zero di Mariotto, sono anche molto contento dei giudizi che hanno dato i giudici, perché sono stati tutti molto equilibrati. La stessa Selvaggia ha detto una cosa vera, essere lì, avevo provato 5 anni fa, ti ho detto, a entrare a ballando non mi hanno preso, e invece questa volta mi hanno preso in quanto fidanzato di Simona Ventura, evviva, no? Quindi... lo so che sono lì per questo motivo, è una wild card che mi hanno dato, ma sono stati tutti giudizi molto, molto giusti. E sono, cioè io sono ma so di aver sbagliato. Ma forse Mariotto vi dà sto zero un po' per spronarvi, perché vuole di più da voi, secondo no, me. No, ma non ci sta. Questo è, guarda, è come la donna che dice al suo fidanzato ti lascio perché... ti amo troppo, cioè non esiste, cioè, la vita è molto più semplice, cioè sei bravo ti do la sufficienza, non sei bravo non ti do la sufficienza, se no entriamo in meccanismi, anche perché dandoti zero rischi di andare poi al ballottaggio e di uscire, per cui non è una grandissima soddisfazione, ecco. Quindi no, io questa cosa è l'unica cosa che non accetto, è ti do questo per spronarti, per spronarmi mi dai un voto. Fai un po' quello che vuoi, però io sono libero di commentare che è stato molto ingiusto. Io mi ricordo Razzi quando Mariotto gli diede zero, era incavolato, ma proprio, cioè che voi siete veramente acqua fresca in confronto, mi ricordo che ci aveva litigato proprio di brutto. Allora, Sara Croce, vediamo.
il tempo, c'è qualche incertezza. Deve curare tantissimo, infatti che sei lungo, diciamo che le gambe deve essere curate tantissimo e anche i piedi. C'erano dei momenti dove eri veramente disinvolta anche tu, c'erano dei momenti proprio che ballavi tranquilla. Inizio poi disastro, se facevi un errore, un piccolissimo errore, avevi un po' di tempo, bisogno di un po' di tempo. Tra tutte le esibizioni questa sera non sei assolutamente quella che ha ballato peggio. Ma è l'esibizione che mi è piaciuta di meno. Io sono talmente felice di questo buffet che ci ha servito la Carlucci. Io lo vedo tutto già, vedo questa battaglia di femmine pazzesche. Tu questa storia delle gambe lunghe non ti preoccupare, che qui ha vinto la Chiabotto che era 1,90 m, Fiona May che faceva salto lungo, per cui ti ho detto tutto. Quindi con un bravo maestro come lei tu governa tutta quella roba, che il resto è pazzesco. Grazie. Balli. Grazie. E ballerai molto meglio. Andiamo con il punteggio, ragazzi. Eva Zazzaroni, 7. Fabio Canino, 7. Carolyn Smith, 6. Selvaggia Lucarelli, 5. Guillermo Mariotto. Sette per un totale di 32 punti. Balla bene, ragazzi. Beh, è andata benissimo. Sì, pensavo peggio. Qualcuno è stato critico con te? Allora, io. Io sono molto critica con me, perché all'inizio, quando non si vede, no? Cioè, era l'intro, io l'ho fatto dal vivo, e vedevo dietro la mia clip. Io sono una ragazza che piange per qualsiasi cosa, quindi rivedendomi, magari era anche un po', sai, commovente, sono crollate in lacrime, e quindi la prima parte di coreografia, però poi mi sono ripresa. Brava. Cioè, diciamo che devo imparare proprio a gestire le emozioni. Però posso dire una cosa, tra le bellone che vengono scelte a ballando, lei è stata quella che ha ballato. Le altre bellone erano belle e basta. Lei è bella, bella e bella, balla. Brava, brava. Grazie, grazie. Bella e vabbè, balla. C'è tanto da molto migliorare. Dolce. Moreno, vai, con te e la giuria. È pronto? Sei arrivata in 3 minuti e hai creato un'atmosfera, anche interpretando, perché non ballavi solo, avevi proprio l'interpretazione. L'ho vista proprio nei movimenti, come ti muovevi con la testa, proprio era una che voleva arrivare fino in fondo per fare al massimo. Complimenti. Tu hai questa dolcezza, questa grazia, come diceva Ivan, che ti contraddistinguono e che potrebbero essere o la tua forza, perché ti distingui e sei qualcosa di profondamente diverso, dagli altri, o la tua debolezza, perché puoi sparire. Ci sono stati dei gesti che hai fatto, non so se è legato alla musica che era meravigliosa, stavolta sono io che vi dico bravissimo. Eva Zazzaroni, 8. Fabio Canino, 8. Carolyn Smith, 7. Selvaggia Lucarelli, 7. Guillermo Mariotto, 10. Per un totale di 40 punti. Beh, Carlotta, bravissima, dolcissima, molto elegante. Sei soddisfatto di questo primo sabato? Sì. No. Sì. No, ne sono molto soddisfatto, perché il percorso che poi facciamo in sala ha sempre degli obiettivi. E questo brano, a differenza di tanti altri, richiedeva, oltre l'apprendimento, oltre all'apprendimento di passi, di slow fox, anche un trasporto emotivo. Quindi alla prima è molto difficile. Quindi sono soddisfattissimo, lei è stata una grande scoperta. Lei bravissima. Lei brava e molto precisa. E... allora, poi ci sono gli elementi di rottura, come il solito succede in questi grandi show. E un elemento di rottura, nel senso proprio che rompe, è un Mammucari. Guarda, che è un amico, lo saluto, ciao Teo. Allora, però, noi siamo andati a sbirciare su quello che è successo nei social. E guardate, è nato un gruppo, si chiama Gruppo Aurora. E sembra che questo gruppo sia contro Rosanna Lambertucci. Sì. Guardate.
Belli, vieni qua. Che è così avvantaggiata perché inevitabilmente balla meglio di tutti noi, noi l'abbiamo vista. Secondo te come si posizionerà? Esce alla prima. No, se il gruppo funziona. Guarda come gode quando parliamo male dell'Andertucci. Signori, Paola Perego. Io e lei, Ricky, riprendi Ricky, non ci andiamo, quindi anzi. Facciamo parte del gruppo. Non lo so. Facciamo parte del gruppo Aurora, cioè qui a Ballando abbiamo creato un gruppo contro l'Andertucci. Si chiama Gruppo Aurora. Allora, noi non sopportiamo l'idea che l'Andertucci è avvantaggiata perché sa ballare, no? Qualcuno ha detto che è un salmone con le zampe, è un'offesa. No, qualcuno ha detto anche Hare Krishna, non mi ricordo chi. Hare Krishna. Lei odia l'Andertucci. Vero? No. Allora, e chi odia l'Andertucci? No. Io adoro l'Andertucci. Adoro l'Andertucci. Gruppo Aurora. Io, Paola Perego, Ricky. E poi abbiamo anche, come si chiama? Anna Carlucci. Ecco. Anna Carlucci, che è una leader e sta contro l'Andertucci. Povera, cioè, Rosanna! Povera Rosanna! No, per fortuna ma che Mammucca gli hai fatto? Per fortuna che Mammucca è rimasto simpatico, perché se no glielo devo sparare. Giovanni, tu sei del gruppo Aurora? No. O del Giovanni, gruppo Tramonto? No, io non sono gruppo Aurora, anzi devo dire che è stata bravissima Rosanna e anche Antonio, che è un professionista eccezionale, che poi a un certo momento alla fine ha mostrato che gli ha dato anche un po' fastidio questo, perché tu devi sapere, Eleonora, che non è che tu hai preso un pezzo, ma questa litania in cui Teo continua a dire queste cose è dalla mattina alla sera, cioè è un uomo di una fragilità pazzesca che ha bisogno di aggrapparsi a tutte queste cose per cercare di sedare l'ansia, oltre che essere un grande mattatore, una persona divertentissima, però tutto il tempo così diventa un po' tanto. Deve secondo me decidere se fare il concorrente o il conduttore di Ballando con le Stelle. Ah, ammazza che stoccata che gli hai dato. Vero. Comunque, caro Teo Mammucari, volevo dirti che oggi qui nello studio di storia italiana nasce il gruppo Tramonto. Il gruppo Tramonto sono i sostenitori di Rosanna Lambertucci. Ah, sono d'accordo. Ci sono brava. Io, sì. Sì, io c'è cioè Angelica, tutti. Poi qualcuno si vuole aggiungere. Allora, guarda, c'è Edoardo Tasca, Moreno Porcu, poi chi si vuole aggiungere? Tu sei del gruppo Aurora, dimmi la verità, tu sei del gruppo Aurora. Io ero gruppo Tramonto, chi entra nel gruppo Tramonto? Io sono il gruppo Tramonto. Giada, Terzi, sei del gruppo Tramonto, tuo o Aurora? Gruppo Tramonto. Allora nasce ufficialmente il comitato in aiuto di Rosanna Lambertucci contro gruppo Aurora. Va bene, grazie a tutti. Grazie a te. Abbiamo poco tempo. Rosanna, vieni qua con me, sì. Che dobbiamo andare a salutare una persona. In bocca al lupo per sabato grazie prossimo. Viva il lupo. Grazie. Sì, posso? Allora, la settimana scorsa in collegamento c'era un signore che ci ha veramente strappato il cuore. Vero. E un signore